L'idea di questo film è chiaramente un'idea di Luca Guadagnino, regista. Luca è un collaboratore, ci conosciamo da anni, abbiamo lavorato su prima di Io sono l'amore su molti progetti insieme. E lui aveva questa idea che io trovavo meravigliosa di questo film già da qualche anno, ne parlava con Tilda e un giorno ci siamo detti perché non lo produciamo e non proviamo questa sfida. Noi era il nostro primo lungometraggio e così è nata, insomma, l'idea. Il film è la messa in scena, il ritratto di una dell'alta borghesia milanese e diciamo di tutti i cliché che limitano, come dire, la vitalità di una casta, come dire, di persone e come la forza dirompente dell'amore riesce a rompere, a distruggerle. Per noi è innanzitutto un onore reale, perché l'ambizione di questo film, cioè, è un po' l'ambizione di quello che vogliamo fare, di fare progetti che non siano chiusi per il mercato italiano. Non ci interessa ed è limitante visto lo sforzo che uno deve fare per, come dire, gli anni che deve dedicare a un film, lo sforzo, e non ha senso creare dei prodotti, no, fini a se stessi e legati solo al mercato. Quindi, come dire, l'ambizione era di raggiungere un pubblico più ampio possibile e ci stiamo riuscendo, perché il film sta andando benissimo, è stato venduto in più di 20 paesi, sta partecipando a veramente tantissimi festival importantissimi e venire qui è sinceramente un onore. Sicuramente io da amatore del cinema sono, chiaramente l'America e l'Europa sono i paesi che più mi, no? Verso i quali guardo con più curiosità, alcuni paesi dell'Europa specialmente, proprio per vedere cosa esce fuori. Come possibilità di, come dire, cooperazione dall'Italia è un po' difficile, non c'è una grande facilità e apertura all'Europa, questa è un po' la sensazione.